volta che vedeva ci capita da qui nell'animazione di accogliere chi viene qui per la prima volta, il fratello, la sorella che viene qui per la prima volta. Stasera ci capita di accogliere di questo. Grazie. La ringraziamo
come padre. Ieri c'era una figura qui che ricordava la Madonna, discepola. Se dovesse esserci un quadro stasera qui in mezzo a noi, potrebbe essere quel quadro di Rembrandt. E le mani del padre sono sia maschili che femminili. Questo è il luogo in cui noi incontriamo il Dio che perdona. Allora, alziamoci pure in piedi. E pensando a questo Dio che parla, a questo Dio che è misericordioso, alziamo per Lui canti di lode e di adorazione. Perché il Dio che noi abbiamo scoperto è un Dio misericordioso, è un Dio che ci ama così come siamo. Gloria a te, gloria a te, tuo Padre. Voglio vederti,
vista della tua presenza, Signore. Donaci di poter prostrarci alla tua presenza. Perché nel nome di Gesù ogni ginocchio si pieghi e ogni lingua proclami che Gesù è il Signore. Dà gioia al nostro cuore il tuo nome, Gesù.
come soffiasti sulle ossa inaridite, Gesù. Fammi vivere ogni cosa dentro di noi, Gesù. Vogliamo incontrarti, Gesù, vogliamo vedere il tuo volto. Vieni, Spirito Santo, vieni. Grazie, Signore, per la Tua parola,
Grazie perché davvero noi abbiamo... Signore Gesù, perché mi hai dato tutto, tutto mi hai dato, Signore Gesù. Però, Signore Gesù, il mondo è martoriato, le guerre e terremoto. E per questo mi dispiace il soffrire. Grazie, Gesù. Grazie. Signore, grazie perché davvero noi abbiamo ci hai fatto fare esperienza del tuo spirito, Gesù. Grazie, Signore, perché davvero ci hai aperto gli occhi, Gesù. Hai aperto i nostri occhi a questa realtà, che siamo figli di Dio. Che il tuo spirito, Signore, abita in noi, Gesù. Grazie per questo grande amore, grazie perché a questa comunità hai dato questo dono, Gesù, in particolare. Di rinascere dall'alto, Gesù, fare questa esperienza dello Spirito. Grazie, Signore, davvero perché hai aperto i nostri occhi, Gesù. Grazie. Signore Gesù, a conclusione di questo momento di preghiera, ti vogliamo dire veramente tu l'altra sera, per bocca del nostro Vescovo, hai fatto risuonare che la cosa più importante è conoscere te, amare te, sentire te. E queste frasi a noi ci risuonano bene perché ci portano alla mente di uno dei primi canti del rinnovamento che vi sta ritornando in mente da quando le abbiamo ascoltate. Quindi Signore Gesù te lo vogliamo cantare. Vogliamo dirti che la cosa più importante è conoscere te, è amare te, servire te, Signore. E lo vogliamo dire non solo per noi, Signore Gesù, che possa essere veramente una preghiera di intercessione per la nostra comunità, ma non solo ecclesiale, ma la nostra comunità cittadina, che tutto questo popolo di tuo ricordo possa veramente mettere te al centro della propria vita. Conoscere te.
Veramente è stata un'esperienza
infatti lei ci teneva tantissimo a che frequentassimo tutti gli appuntamenti anche formativi del movimento, quindi anche a livello nazionale, le settimane estive dei giovani, dei fidanzati, quindi ci stimolava veramente tantissimo. E soprattutto cominciarono anche nel gruppo a manifestarsi anche tanti doni. Credo tra i doni forse più belli di questa comunità è stato proprio l'ardore e lo zelo dell'annuncio. Tanto è vero che da questa comunità sono nati altri gruppi come per esempio Roma City, Rocca Imperiale, Canna, Castelluccio Superiore, Marconi, Montalbano, Pistici, Ginosa, è un altro nome, è vero Tere? La paternità è di Papa Pazzini, e quindi veramente veramente noi giovani eravamo proprio infiammati in quegli anni, tutte le domeniche si prendevano le chitarre e andavamo ad evangelizzare, andavamo a portare la bellezza di questa preghiera, di questa esperienza, le nostre testimonianze. E io questo lo dico per inciso, forse l'ho già detto un'altra volta, mio padre, proprio incuriosito da questa cosa, che io e mia sorella tutte le domeniche, papà dobbiamo andare a evangelizzare, dobbiamo andare lì, dobbiamo andare a Castelluccio, insomma, tanto che a un certo punto mio padre volle capire questa esperienza e venne a Rimini, alla convocazione nazionale di Rimini, e lì, tramite le figlie, fece un'esperienza che fu un'esperienza veramente di rinnovamento della sua fede, di rinascita proprio profonda della sua fede. E lui, come tanti altri, ecco, questa presenza di adulti, Rosanna, Lida, Dina, veramente non voglio dimenticare nessuno, sono stati per noi giovani importantissime, delle colonne importanti. Poi Suor Carolina ci ha lasciato, è salita al cielo prematuramente, e abbiamo avuto un'altra grande guida importante che è stato Don Innocenzo Aragone, che era proprio dei padri discepoli, è stato direttore di questa casa, è stata un'altra guida molto preziosa per noi, e con lui abbiamo, come dire, scoperto anche un altro dono, il dono della intercessione per i sofferenti. E tante preghiere che abbiamo anche condiviso con lui, e ci ha anche proprio insegnato questo senso proprio di misericordia verso chi è in sofferenza. E poi nel tempo questa comunità ha cambiato anche un po' fisionomia. Da tanti giovani ci siamo ritrovati ad essere giovani famiglie, ed è stato veramente bello questa compagnia, l'esserci aiutati, accompagnati fraternamente, aiutati anche nell'educare, nell'accompagnare i nostri figli. Veramente questa fraternità si è consolidata sempre di più nel tempo. Ecco, sento di dire anche questo. Da qualche tempo, una decina d'anni, forse, non lo so, la fase della maturità, questa comunità, come dire, veramente il Signore ha fatto anche tanti doni belli, importanti. Abbiamo scoperto anche il donarci anche al di fuori del nostro gruppo. E quindi sono cominciati dei servizi più, diciamo, anche in forma permanente in parrocchia, nella diocesi, ma anche a livello nazionale, appunto nel nostro movimento, quindi Rosario, Carmela, Filippo, nell'area importantissima del servizio, ambiti regionali. E questo vorrei anche dire questa cosa, proprio Suor Carolina ci aveva sempre insegnato questa parola discernimento, cioè tutte le cose le abbiamo vissute, anche questo servizio dei fratelli, sempre, come dire, sottoposto anche ad un discernimento dei fratelli responsabili.
responsabili. È stato molto importante perché il servizio non fosse il servizio del singolo alla Chiesa, ma che fosse invece il servizio di una comunità. E quindi l'esserci sentiti sempre mandati, sostenuti dalla preghiera di una comunità, questo ha fatto sì che la comunità, ecco, crescesse anche sempre, perché a volte ci sentivamo anche un po' impoveriti dal fatto che alcuni fratelli non fossero magari sempre presenti perché dovevano mettersi al servizio, no? Dove il Signore li chiamava, e quindi a volte ci sentivamo anche un po' impoveriti, dicevamo ma poi, e forse, non lo so, in alcuni momenti forse anche il loco era sembrato che si poteva anche sacrificare un po' lo specifico del movimento. E invece questo comunque ci ha permesso di rimanere invece molto ancorati a quella madre che ci ha generato la fede, che è appunto questo canale di grazia che è il rinnovamento dello spirito. Volevo dire anche un'altra cosa, prima ho parlato della conversione, no? Di tutti noi, e in questo amare Gesù, conoscere Gesù, tutti abbiamo scoperto un amore nuovo per la Chiesa. E amare, incontrare Gesù ha significato per noi incontrare la Chiesa, e lo abbiamo incontrato appunto attraverso questo mezzo, questo canale di grazia straordinario che è stato il rinnovamento, e il Signore si è servito di queste persone che, ecco, sono state veramente dei pilastri importanti e che ci hanno accompagnato, e siamo certi che continuano a sostenerci dal cielo. Vorrei dire ancora tante altre cose, ma forse io l'ho detto prima, un grazie a Don Michele, perché noi il rinnovamento di Policoro è legato proprio a questa casa, e devo dire che abbiamo sempre avuto un'accoglienza straordinaria da tutti i padri discepoli. Don Michele, che ci ha conosciuto in due fasi, nella fase iniziale, nella fase giovanile, no? In tutti i sensi, e adesso in questa fase più matura, però ecco, credo che sia bello, questo è fondamentale. Naturalmente non è solo l'accoglienza di una struttura che ci accoglie, ma invece ci accoglie, ecco, proprio questo carisma dei padri discepoli che amiamo veramente tanto. Però veramente ogni altra forma di
essere un prodotto nostro, che non possiamo ridurre Dio a quelle che sono le nostre ipotesi o dottrinali, oppure per esempio la riduzione di Dio a dottrina, che l'altro Papa Francesco ci ha detto che è una tentazione ancora presente, e l'ha detto a Firenze, dove eravamo riuniti tutti i cristiani d'Italia. Ha detto che bisogna stare attenti, perché c'è o una riduzione intellettualistica della fede, oppure c'è una riduzione di impegno, come se fossimo noi bravi. Bisogna stare attenti, perché è grazia. Perché è grazia? Il Vangelo di oggi, nella messa di oggi, la domanda secca: chi dice che io sono per te? Chi sono io per te? Che lì guarda, è bella questa domanda. Chi sono io per te? E l'altra sera io ero molto stanco, perché ho fatto un sacco di giri per andare a fare un funerale elettronico, poi l'ho fatto. E quindi mi è dispiaciuto, perché essendo stanco non sono stato capace di dire bene quello che volevo dire. Però realmente non c'è un altro motivo per cui stare nella Chiesa se non per lodare il Signore. Tutto il resto è veramente conseguenza. Cioè, noi non ci stiamo per fare le opere buone, perché le opere buone le può fare chiunque, è nell'umano. Lo specifico del cristiano è Cristo, lo specifico nostro è Cristo. Cristo, Dio incarnato, è stato detto. Dio incarnato, cioè Dio che si fa carne, e si è fatto carne proprio per permettere a me di incontrarlo. E sempre Papa Francesco ci dice che rinnovare ogni giorno l'incontro con Cristo. E non so, che poi aggiunge, e non c'è motivo per cui qualcuno, immaginate se pensa a me, vescovi, pensa a me, che qualcuno possa pensare che questo non è il compito suo. Rinnovare ogni giorno l'incontro con Cristo. Non come la prima volta, perché ogni incontro è unico, è ripetibile, ma quello che è accaduto la prima volta, Alessandra, io mi auguro che quell'entusiasmo, quando tu dicevi quelle cose lì, io pensavo a quando, giovanissimo universitario a Roma, insieme agli universitari, delle cose inaudite, partivamo per andare in Castellammare a fare la stessa cosa. A fare la stessa cosa, cioè è una cosa stupenda. Cioè, giovani ragazzi, mi viene in mente una nostra amica Cilla, che mentre andava a fare la missione, poveretta, in un incidente è morta, mi ricordate, poi ho conosciuto il papà, ha, capite bene, questa fioritura dei movimenti, che non è fioritura di un'organizzazione, no, è fioritura dell'azione dello spirito. C'è una riconcilia, lo spirito ha proprio arrotto tutti gli argini e si è diffuso proprio. Per cui oggi noi, veramente, dobbiamo chiedere nella preghiera di nuovo che lo Spirito Santo possa andare oltre gli argini, anche oltre gli argini della Chiesa, perché quando la Chiesa diventa troppo schiava dei suoi programmi, delle sue strutture, delle sue, allora incambia lo Spirito, incambia lo Spirito. E lo Spirito viene in aiuto della nostra debolezza, però permette a ciascuno di noi di incontrare personalmente il Signore. E anche tra Gaetano e Alessandro, l'incontro non è uguale, è personale, è tuo, è proprio tuo. Cioè, è il carisma è bellissimo, perché diceva Giovanni Paolo II che è la modalità concreta con cui il Signore viene incontro a te, che ha i capelli ricci, che ha la cosa, che si è fatto così e che ha quel carattere, perché è tuo. Ma poi il
carisma, crea della fede. Ecco perché ci si ritrova insieme ed ecco perché due cose si spostano pure. Delle affinità. Ecco la comunità. Ma capite, viene il carisma prima, l'incontro prima. Per cui adesso non devo fare chissà quale prediche, ma è fondamentale che ognuno di noi, ogni giorno, possa rinnovare nella freschezza della grazia di Dio, possa rinnovare quel primo incontro. Quel primo incontro, per cui non è come quello, ma il contenuto è lo stesso, cioè il valore lo sai, qual è il valore? Il cambiamento della vita. Il cambiamento della vita, ecco perché la conversione è un è un cambiamento che accade ogni istante e che bisogna chiedere ogni istante, non perché non va bene, no, ma perché devi camminare, perché devi andare avanti, perché devi andare avanti. E dobbiamo chiedere perché il Signore possa donare a noi persone veramente a cui guardare, perché Alessandro, nel raccontare la storia, ha detto i nomi di persone, quindi di suore, di frate, di laici, che volete voi, però che ognuno di noi nella sua vita lo può dire questo, eh? Ognuno di noi lo può dire. La seconda cosa, ma giusto perché Nicola mi aveva dato dei compiti, è che Alessandra ha citato così. Solo un incontro personale con il Signore ci permette di servire. E il servizio primo che siamo chiamati a compiere è quello di annunciare Cristo agli altri. In un documento bellissimo sulla carità, e al numero uno, i vescovi italiani un po' di anni fa dicevano che il primo e fondamentale servizio che noi possiamo dare ai fratelli è quello di annunciare loro Gesù Cristo. Annunciare loro Gesù Cristo. E poi, alcuni anni fa, abbiamo detto che questo compito è introdurre e accompagnare le persone all'incontro con Cristo. Introdurre e accompagnare le persone all'incontro con Cristo. Questo è lo specifico dell'educazione cristiana. Per noi cristiani educare significa questo. Non significa una buona educazione, quello ce lo insegnano i genitori, e poi introdurre e accompagnare le persone con me. Questo è il nostro vero compito. Per questo motivo ci stiamo. Ci stiamo solo per questo. E solo questo ci può bastare. E solo questo può rendere felice la vita. Aspettate, e quando accade questo, non siamo più bloccati né dalla modalità con cui tu predichi e canti. Io ho già detto a Nicola e a Filippo che potevo trovarmi in difficoltà nella preghiera, e invece non è accaduto. Anzi, a un certo punto mi sono girato verso Mario e ho detto: ma perché non canti come me? Allora, a un certo punto dice che il compito nostro è
fare discernimento evangelico. E il discernimento evangelico significa stare di fronte alla realtà, stare di fronte alla realtà con lo stesso sguardo di Cristo, con lo stesso pensiero di Cristo. Lo stesso stare, cioè, nella realtà, vivere tutta la realtà nel rapporto con Cristo. Cioè, mentre io mi innamoro della mia ragazza, non io, vescovo, ma Marco, sì. Mentre io vado al lavoro, mentre io vado a scuola, mentre io faccio un'altra cosa, tutto questo vissuto nel rapporto con Cristo. Questo San Paolo lo chiama culto spirituale gradito a Dio. Però Giovanni Paolo II lo chiama discernimento evangelico. Guardare la realtà, quello che il Concilio parla dei segni di Dio, guardare la realtà con l'occhio della fede, cioè nel rapporto con Cristo. È una cosa stupenda, una cosa così. E questi non sono bigotti quelli che fanno così, sono santi. I bigotti sono quelli che scindono la realtà. Cioè che la vita se ne va da qua e ha la fede, no, la fede no, e la devozione se ne va di qua. No, capite bene? Ecco perché, caro Nicola, il compito che tu mi hai dato, quello dell'ascolto, del discernimento e il servizio, accade tutto nella persona di Gesù Cristo. Cioè, Marta e Maria, che sono anche l'icona biblica che sta guidando tutta la conferenza episcopale nel cammino sinodale, su questi mani. Marta e Maria sono al servizio di Cristo, ascoltano Cristo e servono Cristo. Ma il punto centrale è Cristo, è Lui che permette di fare questo. Ecco perché anche nella nostra vita, ciò che ci libera dall'esito è solo se veramente Cristo non è un nome, ma se Cristo è proprio la sostanza tua. Ma voi immaginate vivere l'Eucaristia così? Vivere l'Eucaristia così. Allora, stasera abbiamo fatto prima l'adorazione, poi la messa, no? A San Francesco. È una cosa meravigliosa. E mentre facevo così, qualcuno si è venuto a confessare. Per cui tu ti ritrovi. E io mi è venuto proprio così per dire che noi stiamo facendo un unico avvenimento di amore. Cioè tu adori, ti sei prostrato, ma tu però lo hai fatto pure, perché nell'Eucaristia lo fai, la Chiesa fa l'Eucaristia. E poi cosa fai? E poi dai anche il frutto dell'amore, che è il perdono. Oh, ditemi voi, in quale altra esperienza è possibile questo? Cioè che tu puoi anche sbagliare. Una delle cose che mi ha sempre incuriosito più di tutti è che solo noi possiamo peccare. Solo chi ha incontrato Cristo può peccare. E è così. E non è morto il peccare. Significa che sei libero. Significa che so, ma che hai uno che puoi anche tradire. Ma se tu non sei né libero, né schiavo, né niente, e se tu non hai nessuno a cui guardare, a cui essere fedele, è vero che non puoi tradire, ma sei solo, sei schiavo di tutto, sei schiavo di te stesso. E una cosa, e puoi peccare anche perché il peccato non è obiezione alla tua felicità, non è obiezione alla tua felicità. Che è il motivo per cui noi ci siamo. Aspettate, questo l'altra sera mi sa che l'ho detto bene. Cioè, non c'è un altro motivo per cui io prego, non c'è un altro motivo per cui io sono qui stasera, no, è per la mia felicità. Ma ce l'ha detto lui. Ama gli altri come ami te stesso. Cioè, ti deve voler bene, ci dobbiamo voler bene.
allora io avevo mandato questo il cantante e ciò si sta vedendo.
Stefano, per dire però grazie perché ci siete, per come ci siete, e dice, anche per quel servizio, così come ho detto prima, che date al Signore, date al Signore.